Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di politica e dello scontro a seguito del like messo dal candidato sindaco di Avezzano Tiziano Genovesi. Like messo ad un commento, ad un post di Facebook di matrice xenofoba. Intanto dovrebbero arrivare ad ore i 55 migranti destinati dal governo ai CAS abruzzesi, 25 dei quali saranno custoditi in un centro di Paternò. Il servizio di Alfredo Primante. L'arrivo dei migranti in Abruzzo, ne sono stati annunciati 55, di cui 25 andranno a Paternò, ad Avezzano, ha riacceso la polemica politica intorno ad un tema che è anche focus della campagna elettorale in corso. Il like ad un commento xenofobo che inneggia al rogo degli immigrati da parte del candidato sindaco della Lega di Avezzano, Tiziano Genovesi, ha scatenato la bufera sull'esponente del Carroccio. Da parte del segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, c'è la ferma condanna per quanto accaduto. Acerbo, in un comunicato, sottolinea quello che appella come sfoggio di tutto il repertorio di barbarie nazista. Questi miserabili, dice Acerbo, non hanno nulla da dire e da proporre se non fomentare l'odio razziale e finte emergenze. Quando un candidato sindaco, non un semplice cittadino, condivide messaggi criminali di questo genere, conclude Acerbo, si supera ogni livello di indegnità, si legittimano i peggiori istinti e comportamenti. Da parte sua, Genovesi, con una nota, chiarisce che il like posto al commento "una tanica di benzina e via" nella discussione sull'arrivo dei 25 migranti a Paternò è frutto di un errore di un suo collaboratore che è stato già rimosso dall'incarico, rivendicando però le critiche politiche alla gestione dei flussi migratori da parte del governo. Nel mezzo del fuoco incrociato dei comunicati e delle parole, però, c'è l'arrivo delle persone che sono sbarcate a Lampedusa e che ora dovranno trovare sistemazione sul territorio regionale. Il commissario prefettizio di Avezzano, Passerotti, chiarisce di aver ricevuto solo oggi la comunicazione ufficiale e di aver accertato, sempre oggi, che sarebbero stati custoditi in una struttura privata gestita da una cooperativa. E adesso conosciamo l'entità, conosciamo da pochi minuti anche la struttura e quindi dobbiamo verificare l'efficienza della struttura sotto il profilo della sicurezza e anche il rispetto delle norme Covid e dei tamponi Covid, perché questo ci compete per tutelare la salute. Certo è che comunicazioni sono arrivate quantomeno in ritardo, cioè nel senso che comunque sono talmente immediate che in queste ore sono oggetto di valutazioni ulteriori. E io penso che i diritti e i poteri delle autonomie locali si tutelano non solo comunicando preventivamente, ma anche concertando, perché nell'affermazione del principio più alto, che è quello dell'autonomia locale, quindi del territorio, quantomeno va instaurata una collaborazione, perché comunque la collaborazione si dovrà instaurare per forza con le comunità che arrivano e quindi con il territorio. Questo purtroppo al momento non è dato riscontrare. Tutti i 55 migranti, così come diffuso sabato dall'agenzia ANSA, sarebbero stati sottoposti ai tamponi che sarebbero risultati negativi. I test quasi certamente saranno ripetuti anche in Abruzzo. Ed è stata quella di ieri una domenica di fuoco a Pescara, dove nel pomeriggio ha preso fuoco appunto una parte di Colle Renazzo sulla collina di San Silvestro. Danni ingenti e tanta paura con diverse evacuazioni anche di una struttura alberghiera. Polizia e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di appurare con certezza l'origine dolosa del rogo. Siamo a San Silvestro, per meglio dire a Colle Renazzo, il cuore dell'incendio di ieri che ha fatto vivere ore drammatiche alla città di Pescara, e siamo con il sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci, che ieri si è precipitato appena scoppiato questo incendio qui a San Silvestro. Davvero ore drammatiche quelle di ieri, ore di lavoro per i vigili del fuoco, sono state evacuate delle abitazioni, ci sono stati anche dei leggeri intossicati.
ma diciamo sono state ore davvero difficili quelle vissute ieri pomeriggio. Sì, ore difficilissime, perché noi aspettavamo la pioggia ieri, invece è arrivato il fuoco che ha coinvolto una zona di un pregio ambientale incredibile, la zona di Colle Renazzo, la collina di San Silvestro, che è stata colpita in maniera drammatica. Abbiamo vissuto veramente momenti difficili. Io sono stato 4 ore sul posto per cercare di organizzare anche l'evacuazione, garantire i rifugi per la notte alle persone che dovevano dormire fuori casa. Abbiamo vissuto momenti difficili, devo dire che i vigili del fuoco sono stati encomiabili, ma non soltanto loro, perché la polizia municipale in forza è stata sul posto, così come i carabinieri, così come la polizia di Stato. C'era una presenza forte dello Stato, delle istituzioni, hanno comunque tranquillizzato i cittadini, anche loro sono stati assolutamente pronti al momento difficile. Meno male che non ci sono state vittime, che non ci sono state situazioni di danneggiamenti di abitazioni. Sì, purtroppo il patrimonio ambientale è andato distrutto, ci auguriamo di recuperarlo in breve tempo, ma sarà difficile, ma noi faremo tutto quello che è necessario per recuperare questo patrimonio, che è un patrimonio della città e non soltanto di Pescara. Probabilmente ancora presto, ma ovviamente bisognerà indagare e capire le cause di questo incendio. Non è ovviamente compito dell'amministrazione comunale, del sindaco, ma della magistratura. Potrebbe esserci il rischio che ci sia stata la mano dell'uomo dietro questo incendio. Da questo punto di vista non ho sentito ancora nessun intervento da parte delle forze dell'ordine, nel senso che nessuno si è sbilanciato. Certo è che se ci fosse stata la mano dell'uomo, bisognerebbe veramente punire queste persone pesantemente. Siamo con il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara per fare il punto su quello che è accaduto nelle ultime ore a San Silvestro di Pescara, questo vasto incendio, comandante, che è stato definitivamente domato. Sono stati fatti non so quanti lanci, è stata fatta una ricognizione di tutta l'area e quindi si è visto dove localizzare i lanci, quindi non ci sono più focolai, però ci sono i fumaioli e questo è indice del fatto che esistono delle braci, soprattutto nelle aree in cui ci sono gli aghi di pino, si chiama tecnicamente lettiera, che può arrivare in queste zone a 5, anche 10, 15 centimetri di spessore, per cui c'è una combustione lenta covante. Diciamo orientativamente abbiamo 8-10 ettari, però c'è un funzionario che sta facendo la ricognizione dell'area, che poi verrà riportata su mappa. Per chiudere, comandante, la Polizia di Stato sta lavorando sulle cause, sì. È troppo presto per fare delle ipotesi? Diciamo abbiamo avuto delle interlocuzioni con la Polizia, la squadra mobile sta facendo le opportune verifiche. E non solo a Colle Renazzo, è stata una giornata nera anche per la riserva naturale di Punta d'Erci a Vasto, protagonista ieri pomeriggio di un vasto incendio che ha mandato in fumo uno degli angoli più belli della costa abruzzese. Una giornata molto triste per la nostra città, vi è uno degli incendi più drammatici che stiamo vivendo e che probabilmente abbiamo vissuto. Ecco cosa rimane di una delle cartoline più belle d'Abruzzo, quella della riserva di Punta d'Erci a Vasto. Dopo il passaggio delle fiamme, lo spettacolo è da girone infernale dantesco. Il verde delle dune ha lasciato il posto al nero della cenere che si spinge fin sopra la spiaggia. L'allarme è scattato ieri, attorno alle ore 14, quando anche per effetto del forte vento di scirocco, le fiamme dalla zona industriale prossima al porto di Punta Penna hanno raggiunto la spiaggia all'altezza della riserva naturale, che è stata fatta precauzionalmente evacuare con i bagnanti in fuga dalle spiagge. Il fronte delle fiamme è stato particolarmente ampio e massiccio ed ha richiesto un ingente numero di uomini e mezzi per riuscire a domarle. Sul campo infatti sono stati impegnati vigili del fuoco e squadre di volontari della protezione civile, che solo verso le ore 17 sono riusciti a circoscrivere il perimetro dell'incendio ed a mettere al sicuro le strutture informative fisse della riserva naturale. Difficile contenere
punire chi usa un metodo subdolo che è quello dell'anonimato, si nascondono con anche dei modi di accendere fuochi anche altrove. In Abruzzo addirittura ci sono gli inneschi che partono dopo 2 ore, è quasi impossibile. Certo che però agire con un sistema di prevenzione, con sistemi, ormai è chiaro, qui ci vogliono, ma ci sono, però ecco, i vigili del fuoco non hanno potuto fare granché una volta che è partita, poi o agisci i primi 5 minuti, 10 minuti, dopodiché quando le fiamme si allargano diventa complicato anche con i mezzi aerei come abbiamo visto. Il fuoco ha divorato le passerelle in legno e molte delle pregiate zone dunali, con l'intero promontorio di Punta Penna carbonizzato e con il nero giunto anche sulla spiaggia di Libertini. Ora serviranno interventi urgenti di bonifica per cercare, per quanto possibile, di aiutare la natura a fare il suo corso. Quindi la riserva farà molto da sé e farà meglio di noi. Noi indubbiamente possiamo agire sulle infrastrutture, non so come, perché adesso bisogna calcolare anche i danni veri, ma credo che sono centinaia di migliaia di euro per quanto riguarda il sistema. Vedremo, dobbiamo ancora noi renderci conto, siamo ancora un po' spaesati perché non ce l'aspettiamo, siamo tutti sbigottiti da questo triste... da questa triste giornata che non scorderemo facilmente. E adesso parliamo dell'emergenza sanitaria. Sono 4 i nuovi casi di coronavirus accertati dai tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I numeri complessivi dei nuovi contagi da coronavirus comunque preoccupano la regione e il sistema sanitario, ma, dice il presidente Marsiglio, la capacità di fare tamponi anche in via preventiva al momento sta tenendo sotto controllo la situazione. Intanto a Lucoli, centro nell'Aquilano, è stata revocata la zona rossa, mentre domani mattina a Sulmona l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì terrà un summit con i sindaci della Valle Peligna per fare il punto sui contagi. È la provincia dell'Aquila ed in particolare la zona Peligna a preoccupare di più regione e autorità sanitarie rispetto all'emergenza coronavirus. La buona notizia è che a Lucoli il sindaco Walter Chiappini ha revocato la zona rossa istituita giovedì scorso con ordinanza comunale nella frazione di Casamaina a seguito del verificarsi di un mini focolaio emerso a cavallo del ponte di Ferragosto. La decisione di annullare prima del tempo l'ordinanza è dipesa dal fatto che lo screening a tappeto condotto sugli abitanti della frazione del comune dell'entroterra aquilano situato alle porte di Campofelice ha fatto emergere, a fronte di 146 tamponi effettuati, 5 casi di positività che, andando a sommarsi a quelli già tracciati nei giorni scorsi, hanno portato a 15 il totale complessivo delle persone contagiate. La situazione continuerà ad essere monitorata, tant'è che tra 10 giorni la procedura dei test a tappeto verrà ripetuta su residenti e dimoranti nella frazione. Il governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio cerca di rassicurare la popolazione rispetto al fatto che la regione e le ASL stanno vigilando e che i tamponi vengono fatti in maniera preventiva. Tra feste private, luoghi di lavoro, rientri da vacanze che hanno prodotto dei focolai, sono stati tempestivamente circoscritti e individuati, stiamo risalendo persona dopo persona, contatto dopo contatto a tutti i soggetti che hanno avuto la possibilità, la sventura magari appunto di potersi essere contagiati, mentre in passato a gran parte delle persone a cui oggi stiamo facendo i tamponi, in passato non avremmo potuto farglieli perché non avevamo laboratori in numero sufficiente, non avevamo la capacità produttiva di tamponi per farlo e quindi di fatto il tampone veniva preso soltanto sulle persone che manifestavano sintomi e che arrivavano addirittura in ospedale. Molti rimanevano malati nelle loro case o continuavano a circolare finché non sono stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutte le attività e quindi questi cosiddetti asintomatici, che inizialmente si ritenevano neanche contagiosi, andavano in giro e contagiavano. Cambiamo argomento adesso, perché il critico d'arte Vittorio Sgarbi è intervenuto ieri a Chieti per sostenere il candidato sindaco Paolo De Cesare alle prossime elezioni amministrative, partecipando alla conferenza stampa di presentazione del progetto Chieti Capitale della Cultura. Domenica teatina per Vittorio Sgarbi, intervenuto a Chieti per sostenere il candidato sindaco Paolo De Cesare, il quale ha posto la cultura come punto fondamentale della propria campagna elettorale. Il candidato sindaco, nella sede elettorale di Via Priscilla, ha presentato il progetto Teate Capitale della Cultura, puntando molto sulla rinascita delle bellezze della città e portandola in futuro a diventare capitale europea della cultura. Chieti può giocare la partita di essere, dalla parte della cultura, la prima città dell'Abruzzo e da questo punto di vista
è un'idea giusta sul piano di ciò che deve essere mostrato ai cittadini, pensare che il rilancio della città sia legato a elementi che sono quelli di una grande storia. È una lista intelligente e da questo punto di vista io credo che i cittadini e la cultura chietina possono avere in lui un riferimento sicuro. Chieti deve tornare ad avere un ruolo di riferimento almeno in ambito regionale come capitale della cultura, in quanto il nostro patrimonio artistico e culturale è immenso, penso ai nostri musei archeologici nazionali, ai templi romani, alle terme romane, al Museo Barbella, al Teatro Marrucino che è un teatro lirico di tradizione. Abbiamo tutti i requisiti e le caratteristiche e oggi con la testimonianza di Vittorio Sgarbi, il professor Sgarbi, il quale sarà sicuramente ambasciatore, se io dovessi andare a governare la città, di questo patrimonio, di questa valorizzazione, grazie alle sue capacità, al suo spessore, alle sue relazioni, metteremo in campo questo progetto che è all'interno della nostra azienda, agenda del fare. Lui ha accettato e lo ringrazio di cuore per il suo sostegno. Il professor Sgarbi si è poi soffermato sulle elezioni in città, provando a fare una previsione sul risultato finale, pensando anche ad un ipotetico ballottaggio. Candidare lui nel centrodestra voleva dire avere un 40% di zoccolo di voti e un 20% di voti suoi. Questo non è avvenuto, quindi è probabile che il centrodestra abbia una buona affermazione, ma che lui da un lato non porti via voti tanto da far vincere al primo turno la sinistra, cosa che potrebbe accadere quando si divide una area uniforme, che potrebbe, ma che possa creare una situazione che lo porta al ballottaggio, mettendo poi in evidenza le due personalità al di là dei partiti di riferimento. Quindi da questo punto di vista ha fatto una buona scommessa. Io credo che il suo risultato andrà intorno al 20%, quindi avrà comunque dimostrato, rispetto non a Chieti ma alle elezioni che in inevitabilmente arriveremo a fare un giorno, non ho intenzione di fare una campagna contro qualcuno, è vero che lui pone un problema e crea una situazione dialettica che potrà portare molti tra due destre, due centrodestra, a valutare le capacità specifiche del singolo candidato, soprattutto al ballottaggio, quando i partiti vanno indietro e i due candidati si misurano. Andiamo a Pianella adesso, perché la nomina da parte del sindaco Sandro Marinelli, del neo assessore Romeo Aramini, chiude la crisi di maggioranza al comune pianellese, innescata dalla decisione di revocare le deleghe all'assessore Massimo Di Tonto. Aramini svolgerà funzioni di vice sindaco e si occuperà delle deleghe alle manutenzioni, all'urbanistica, allo sport e impiantistica sportiva, sicurezza, polizia municipale, eventi della tradizione popolare. E a meno di un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico, i consiglieri comunali di centrosinistra hanno denunciato criticità in alcune scuole cittadine di Pescara, soprattutto per l'utilizzo delle palestre. Consigliere Catalano, tra poco partirà il nuovo anno scolastico, probabilmente il 24 di settembre, ma voi questa mattina in conferenza stampa avete denunciato delle criticità che riguardano alcune scuole di Pescara. Oggi non è più solo Borgo Marino ad essere la palestra che ospita quattro aule, ma anche l'Illuminati. Dopo che ci siamo sentiti dire dall'assessore, quindi dal vice sindaco e dal sindaco, che diffondevamo fake news, invece abbiamo trovato riscontro. Come abbiamo trovato riscontro di tutte quante le azioni che abbiamo chiesto e che abbiamo chiesto di sottoscrivere con degli ordini del giorno, queste nostre richieste ci hanno sempre detto no, risposte secche, no determinati, e poi invece apprendiamo che venerdì, sempre in commissione istruzione, apprendiamo dal vice sindaco che è stata inviata una richiesta di disponibilità da parte delle strutture, delle domus, e quindi è stato svolto quello che noi avevamo chiesto già da tempo, cioè un'indagine anche nelle scuole paritarie degli enti religiosi, perché potevano mettere a disposizione delle strutture che attualmente sono libere. È troppo tardi perché noi abbiamo dei genitori che sono davvero arrabbiati a Borgo Marino, perché sono venuti in sopralluogo con noi e hanno visto lo stato di fatto. E ancora di più io mi chiedo, la sicurezza, ma verrà realmente garantita? Il secondo punto che mi preme sottolineare è anche che cosa accadrà alle associazioni sportive che il pomeriggio offrono delle attività per i nostri ragazzi al fine di contrastare il disagio giovanile. Ebbene,
Vice Sindaco, venerdì ci dice che le associazioni hanno avuto la gratuità sicuramente dei parchi in questo periodo, però è anche vero che l'assessore Martelli poi ha affermato di aver aumentato i canoni per queste associazioni. E a proposito di scuola, la ASL di Pescara ha attivato presso il poliambulatorio del presidio ospedaliero di Pescara e presso il distretto sanitario di Penne postazioni pomeridiane per l'esecuzione dei test sierologici, la cui adesione è volontaria per il personale scolastico. Considerata la non totale partecipazione alla somministrazione di questi test al personale da parte dei medici di medicina generale, tutto il personale scolastico il cui medico di medicina generale non abbia aderito all'iniziativa, compreso quello non abbinato ad alcun medico, potrà prenotare i test per eseguirli nei giorni e negli orari elencati. A Pescara dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, a Penne dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. E si è svolta a Tortoreto la finale regionale di Miss Italia, 21 le ragazze finaliste arrivate da tutto Abruzzo, tra le quali sono state elette tre fasce, Miss Mascotte, Miss Tortoreto e Miss Abruzzo, Anastasia Di Pietro di Roseto degli Abruzzi. Miss Abruzzo 2020. La numero 16. Anastasia Di Pietro è la nuova Miss Abruzzo 2020, arriva da Roseto degli Abruzzi e dunque la corona più importante del concorso di bellezza al femminile in Italia resta in provincia di Teramo. Non te lo aspettavi? No, per niente, è una vittoria inaspettata fino all'ultimo momento. Sono gioiosa e ancora non ci sto credendo che ho vinto Miss Abruzzo. Nella vita hai davvero tanti desideri che una giovane ragazza poteva avere. Oggi se ne aggiunge un altro, quella di essere la più bella d'Abruzzo. Da qui in poi potrebbero aprirsi nuovi scenari. Sei pronta ad affrontare il mondo dello spettacolo, il mondo delle passerelle? Insomma, qualcosa cambierà sicuramente. Sì, sono prontissima, piena di energia e piena di gioia e spero veramente di realizzare il mio sogno, diventare una modella e calcare le passerelle più importanti. A chi dedichi questa vittoria? Alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che mi ha sempre incoraggiata, perché era sempre un sogno nel cassetto partecipare a Miss Italia e devo tutto a loro. Siamo onorati che Miss Abruzzo venga scelta qui a Tortoreto, che è una località turistica che è leader nella nostra regione per presenze turistiche, e ci auguriamo che questo possa portare fortuna a Miss Abruzzo e quindi sicuramente ci rappresenterà al meglio nella finale nazionale. E adesso parliamo di sport, calcio di Serie B, seduta pomeridiana per il Pescara, che da domani inizierà a lavorare agli ordini del neo allenatore Massimo Oddo. Sul fronte mercato, il centrocampista Alessandro Bruno continuerà a giocare in Serie D con l'ambizioso Casarano. La società del presidente Sebastiani è vicinissima alla firma del regista Mirko Valdifiori in scadenza con la SPAL. Oggi la premiazione del miglior biancazzurro a Cristian Galano, premio della critica al portiere Vincenzo Fiorillo, che conferma ai nostri microfoni di aver ricevuto delle offerte ma che la sua volontà è chiara: restare a Pescara. Vincenzo Fiorillo, sono passate due settimane da quella incredibile salvezza, le tue parole nel dopopartita, i due rigori parati, cosa resta? Ma resta più che altro l'emozione di aver portato a casa questo obiettivo, che a un certo punto sembrava davvero prendere una brutta piega, ecco. Dopo un paio di mesi diciamo molto complicati per tanti aspetti, chiudere così ai calci di rigore sicuramente è stata un'emozione forte. Sono contento per come è andata, perché sarebbe stato davvero una beffa troppo grande da mandare giù e non me lo sarei mai perdonato, quindi nei confronti di tutti quanti. Per fortuna, ripeto, siamo contenti di essere riusciti, seppur con difficoltà, a portare a casa l'obiettivo. Ecco, essersi risvegliati in Serie B anziché in Serie C, cosa ha significato? Che sensazione hai provato? Bah,
per la piega che aveva preso, davvero è valso una finale quasi playoff, quello che è successo alla fine. Ho vissuto l'ultimo periodo in maniera complicata, dentro, fuori dal campo, e grazie a Dio sono stato premiato, ecco, dei miei sacrifici. Ma resti a Pescara? Ma io non ho mai detto di non voler restare o di voler andare via, o addirittura di aver chiesto delle garanzie alla società. Io non ho mai chiesto niente a nessuno, sono felice qua. Da parte della società non ho avuto nessun modo di parlare di mercato ad oggi. Qualcuno ti ha contattato? Sì, c'è stato qualche contatto con le società che sono venute fuori. Da una parte ripaga un po', vuol dire che in campo qualcosa di discreto uno ogni tanto riesce a fare, ma come ho sempre detto, io sono felice qua e non ho bisogno di chiedere nessuna garanzia alla società, ecco, perché tra virgolette mi hanno sempre mostrato fiducia. Non chiedo niente. La volontà è restare, dunque? La volontà è di cominciare un qualcosa di diverso, con un altro tipo di entusiasmo. Hai speso bellissime parole per Sottil dopo la gara di Perugia, per ora si riparte da Oddo. Cosa ci dici dell'uno e dell'altro? Ma mister Sottil, ribadisco, lo ringrazio ancora una volta, perché nel momento in cui è arrivato ha capito perfettamente il gruppo in che situazione mentale si trovava, ed è riuscito, seppur all'ultimo istante, a portare a casa quello che era l'obiettivo, e ci ha dato una grande mano sotto l'aspetto caratteriale, perché in quei momenti è molto facile non risollevarsi più quando i risultati continuano a non arrivare. Mentre di mister Oddo siamo rimasti comunque solo io e Memusciai, possiamo solo che avere sensazioni positive, nel senso che con lui abbiamo fatto cose importanti, abbiamo fatto vedere cose importanti. Adesso l'augurio è che questo spirito di rivalsa da parte di tutti possa farci fare un qualcosa di diverso quest'anno. Scendiamo in Serie C, settimana intensa di lavoro per il Teramo, oggi doppio allenamento, venerdì amichevole a Castel di Sangro contro il Napoli, domenica altro test al Bonolis contro la Primavera della Roma. Il tecnico biancorosso Massimo Pace analizza l'amichevole, la prima amichevole stagionale disputata sabato e persa 4-2 contro la Ternana. Sensazioni positive e altre da migliorare. Abbiamo iniziato un lavoro nuovo con la linea difensiva, e oggi sono stati degli errori, ma non per colpa dei ragazzi, ma per colpa di un nuovo metodo, di una nuova organizzazione difensiva su cui stiamo lavorando, e su dei principi nuovi. Quindi dispiace, no, non aver vinto. Poi la partita poteva finire anche magari 3-3, 4-4, perché abbiamo preso una traversa. Ci sono state occasioni per noi. Il risultato in questo momento non lo guardo. Abbiamo iniziato un percorso e per certe cose sono contento, per altre bisogna lavorare, tutto qua. Abbiamo preso gol con squadra schierata, quindi c'è da lavorare. Ho avuto indicazioni positive perché i ragazzi si sono applicati nel verso del lavoro che stiamo facendo, quindi è stato molto positivo questo. Ho visto facce dispiaciute e questo mi fa piacere, perché perdere anche un amichevole, anche se la prima, e dopo 4-5 giorni che stiamo insieme, non va bene, ma deve far male. Come ho detto, ragazzi, poi quello che ti fa vincere le partite, anche l'amichevole, sono altre cose, no? All'interno dei sistemi tattici c'è il calcio, c'è la cattiveria, l'applicazione, ci sono queste cose qua, ma ho avuto indicazioni positive anche gente che era qui l'anno scorso, mi ha detto che ha visto tanti giocatori rispetto all'anno scorso molto più motivati, molto più grintosi, quindi siamo solo all'inizio, insomma, e va bene così, c'è tanto lavoro.
generalmente gli inizi campionati, soprattutto con allenatori nuovi, le amichevoli sono con squadre di più bassa categoria, ma non fa niente, va bene così, è meglio capire subito dove lavorare. Queste sconfitte qua possono subito farci capire in che tipo di direzione dobbiamo andare, e quindi rompe un po', ma anche le sconfitte possono servire se si impara, se canalizzate nel verso giusto. Questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.